Oggi Laila ci hai portato una tua poesia? Guarda, io ho dedicato una mia poesia a questo gruppo Yorum che in Turchia ha già tre vittime, cioè tre artisti che con lo sciopero della fame si sono spenti come protesta perché questo gruppo che nasce nel 1985 si è visto poi nell'impossibilità di esprimersi dal 2015, se non sbaglio. E proprio una settimana fa si è spento Ibrahim, il bassista 41enne, dopo 323 giorni di digiuno. E prima di lui si erano spenti i due cantanti, la cantante, la voce femminile e la voce maschile del gruppo che avevano 28 anni entrambi. Quindi mi pareva un po' giusto dedicare questa, cioè più che giusto o sbagliato, no, no, non saprei dirlo, però sentivo profondamente la necessità di dedicargli qualche parola. Perché forse si collega a quello che è stato lo spirito della nostra pittopoesia, no? Che va oltre la libertà negata. In fondo, queste pittopoesie sono nate da una libertà negata, obbligatoriamente siamo stati dentro le case. Necessariamente, no? Per un virus che ci ha bloccati tutti e per dei decreti che andavano poi a tutelare certamente la nostra salute, che però hanno messo la libertà di ciascuno in un angolo, no? Forse un po' per la prima volta in quello che è l'arco della mia vita ho sperimentato questa cosa e quindi mi è venuto tanto da pensare rispetto a chi proprio questa libertà negata ce l'ha quotidianamente, no? Per tanti motivi. E il motivo per cui una libertà viene negata politicamente, come è accaduto a questi artisti, mi sembra mi dà un dolore forte. Ecco, quindi, e penso che così sia stato per loro, perché fare lo sciopero della fame sicuri di arrivare alla morte ci fa capire quanto nell'animo di un artista sia grave e insopportabile una vita in cui non ci si può esprimere attraverso l'arte. E quindi per questo ho voluto dedicare a loro, alla loro memoria. Questa poesia, insomma, adesso ve la leggo perché non la so a memoria, perché poi l'ho anche scritta. Ibrahim è morto una settimana fa, quindi Sì, tra l'altro volevo ricordare le impressionanti immagini sì. di questo artista nel letto di ospedale Sì, completamente scarnificato, no? Quindi è veramente impressionante. quindi ve la leggo. Annego nella luce che si spegne sul tuo volto. L'assenza di vita è la nuova rivoluzione che doni al mondo. Forse ci resta l'arte. Andiamo, armati di musica, parola, colore, e avanzeremo schierati in un implacabile esercito danzante, contro ogni silenzio, ogni intrigo, ogni abuso, ogni potere. Non tace la voce degli artisti quando la vita finisce, ma urla melodiosa e scatena potenti uragani, infinite gocce che muoiono e salgono al cielo dove sfiorano la libertà.